Senti. No, mi viene un po' da ridere perché abbiamo parlato di questa altalena, di questa alternanza che ormai diventerà il must di questa stagione. E io invece la vorrei rigirare in maniera diversa, perché noi in tutte le partite, nelle ultime soprattutto, ma anche quelle di lunga data, la squadra ha fatto sempre le prestazioni, ha giocato sempre, ha voluto sempre proporre il gioco, ha voluto mantenere fede alla propria identità. E poi il dettaglio è che alcune volte l'abbiamo persa e altre volte l'abbiamo vinta. Mister, venivate dalla vittoria con la capolista, l'inciampo col Pisa, come diceva il collega, questa serie B che noi definiamo una serie A2 per la qualità del calcio, forse, che si sta vedendo su tutti i campi, è un otto volante. Quali saranno, secondo lei, le squadre che riusciranno a stabilizzare questi alti e bassi? Ma io credo molto... Parma escluso, sarebbe troppo facile così. No, ma io credo in genere, al di là, e quello è un discorso che faccio per i miei, ma in genere chi riesce a mantenere una maggiore tranquillità, maggiore equilibrio, e continua a credere nel proprio lavoro, e, senza farsi prendere troppo né dall'entusiasmo e tantomeno dalla depressione nei momenti in cui i risultati non vengono. Noi abbiamo iniziato un percorso, la squadra, anche mercoledì con il Pisa, la squadra ha fatto la prestazione, e poi una partita che è stata rotta per una giocata e usciamo sconfitti. Oggi una partita molto tirata, con ritmi, e nella prima parte a sinistra abbiamo subito qualcosa, abbiamo subito la qualità di Menez e Hernani, poi a metà primo tempo la squadra è salita, ha provato a giocare, abbiamo creato diverse situazioni. Io credo poi il secondo tempo è rotto l'equilibrio, a quel punto potevamo trovare anche il raddoppio. Mister, ritengo, poi dica lei se è d'accordo, che la sostituzione di Camara abbia potuto cambiare il corso del match, perché ha creato superiorità sulla destra e l'area, la zona a cui poi il Parma ha segnato, è d'accordo? Mi è piaciuto l'ingresso di Camara, ma con gli esterni mi piace cambiarli, tenerli sempre vivi, sempre con ritmo. Avevano spinto, avevano speso tutti e due, Benek e Mann, e gli ingressi in quel momento ci ha pagato, ma anche, insomma, giusta palla e l'assist di Ansaldi è stato determinante. Quanto è importante avere in squadra giocatori come Ansaldi, Vasquez e Buffon, che sono, diciamo, il pilastro del Parma? Ma per noi devono essere, ma questo è in una rosa totalmente, dopo questi tre di ragazzini, sono e devono continuare ad essere dei riferimenti, ma non solo dal punto di vista tecnico, perché questo è evidente, ma anche dal punto di vista morale, perché questo permette a tutti i ragazzi, prima c'era qui Circati, nel 2003, ma oggi c'è nel 2002, insomma, anche dei ventenni, diciottenni, in grado di poter entrare in un contesto, reggere le partite e riuscire a gestire anche le pressioni. Sì, allora no, ci allontaniamo dalla cassa perché altrimenti risuona. Mister, naturalmente il Parma ha una grande rosa, ho fatto prima la domanda a Circati, ed è fuori, come dire, da quella che si aspettava potesse essere invece all'inizio del campionato la classifica, cioè nelle prime posizioni, la immaginavamo tra le prime due o tre. Siete in ritardo, però mi pare che avete preso la strada giusta, al di là della sconfitta interna col Pisa, che ci può stare, essendo anch'essa una grande squadra. Quindi siete, come dire, pensate positivo per il futuro, per questo rush finale, visto che avete tutte le qualità per poter raggiungere l'obiettivo Serie A? Ma io di natura sono positivo, ottimista, per cui al di là poi di quello che sarà e quello che succederà, io vedo lavorare i ragazzi, il nostro è un percorso e quindi è inutile che sto qui a sottolineare, e li ho visti sempre lavorare con grande atteggiamento, voglia di migliorarsi, e viviamo in questo senso giorno dopo giorno con la voglia di migliorarsi e poi tirare le somme il 19 maggio. Ma la Regina è sempre una squadra molto temibile, molto esperta, riesce a gestire le cose. Noi oggi qui per vincere abbiamo dovuto fare una prestazione anche di serenità, perché nei momenti in cui c'era da soffrire l'abbiamo fatto con la giusta lucidità. Quindi una squadra complicata da affrontare, forte, e non per caso si trova lì.
Senti, ieri hai detto che bisognava superare i propri limiti, no? Prima di quelli della regina. E secondo me oggi il Parma, soprattutto in alcuni elementi, lo ha anche fatto, anche ricollegandomi a quello che hai detto adesso. Poi ti chiedo se la scelta di dosare le forze dei giocatori più importanti tra il primo e il secondo tempo è una scelta dettata anche dalla condizione fisica della squadra, la condizione psicologica. E la terza cosa che ti chiedo è se Osorio è uscito per scelta tecnica oppure se aveva avuto un problema. Mi piace parlare di gestione delle risorse, gestione. Noi venivamo da tre partite, siamo partiti insomma da Frosinone, poi Pisa, tutte partite che ci hanno fatto spendere molto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, perché per come ci siamo arrivati a queste tre partite dove tutti ci davano per morti, per cui la squadra ha reagito molto bene. Oggi nella gestione Osorio era al limite, lo sapevo, e Cobaut era un rischio dall'inizio perché era da tanto tempo che era fuori, quindi alla fine una giusta staffetta. Chi, devo dire la verità, mi ha un po' impressionato dal punto di vista della tenuta è stato Franco. Non pensavo che potesse ripetere ancora una volta una prestazione fisica dopo averne fatte due precedenti, quindi lì era da gestire evidentemente le risorse interne tenendo conto anche dal tipo di partita che dovevamo fare. Parma, Regina, Pisa, Südtirol, Cagliari, Palermo. Quale tra queste in questo momento è la squadra più in forma e come ha visto oggi la prestazione di Mann? Però la Serie B è proprio questa, l'otto volante, no? Ci sono dei momenti e la classifica è veramente un'altalena e questo lo sarà per me fino alla fine, fino all'ultima giornata dove ci saranno incastri di risultati e quindi chi è più in forma è... Per me su Tirolo sì, è davanti, sta facendo cose straordinarie, ma anche la Regina e Di Man sono contento perché ancora anche per lui era la terza partita dopo tanto tempo fuori e ha bisogno di continuità, quindi per lui è anche oggi aumentato il suo livello di prestazione. Grazie a tutti. Buonasera.